Benvenuti al Super Salone, è davvero un piacere avervi qui oggi e nei prossimi giorni a venire per queste nostre conversazioni, per le proiezioni e anche per l'organizzazione. È un piacere essere qui in presenza, è un grande piacere incontrarsi, vedersi e riuscire a stare appunto nello stesso luogo e trovare le stesse emozioni, perché no? Sono una cineasta e anche una curatrice e dico sempre che guardare un film insieme è molto diverso che semplicemente guardarsi da soli sul nostro schermo del computer o sul telefonino, perché la vita è condivisione, in modo particolare di emozioni, di idee, di concetti. Quindi siamo fortunatissimi. Perché ci è voluto molto per arrivare fino qui, per fare davvero in modo che si organizzasse questo super salone, ma è uno spazio invece per i curatori, per i designer, per tutti coloro che sono qui a settembre, e anche se non è il mese tradizionale del Salone del Mobile, che è assolutamente molto importante per tutti voi e per tutti coloro che si trovano ora a Milano in Europa e coloro che sono riusciti a venire qui anche in aereo, quindi invitate amici, familiari, chiunque a venire e a condividere questo tempo con noi. Grazie ad Andrea di Fantasma e a Philippe Malouin che è qui con noi oggi. Diciamo che apprezziamo tantissimo gli sforzi che hanno fatto per essere con noi, dietro a tutto questo è Maria Cristina Di Dero, che ha organizzato gli Open Talks al Salone, che è qui in un modo o nell'altro con noi, è l'anello della catena che collega molti di noi che abbiamo partecipato a questi Open Talk e che sono in grado di appunto incontrarsi qui sul palcoscenico. Il titolo odierno non è semplicissimo, però abbiamo due ospiti importanti che condivideranno con noi e ci aiuteranno a capire di più che cosa significa essere radicali oggi. E radicali odierni sono il titolo di questo nostro incontro. Mi è stato chiesto di fare la moderatrice qui con voi oggi perché io e Maria Cristina abbiamo prodotto e fatto un film sul design radicale. Un movimento degli anni 70, alcuni di questi pezzi che sono stati concepiti in quel periodo sono ancora in produzione, quindi è stato un movimento importantissimo per l'Italia, ma anche all'estero. Abbiamo intervistato molte persone nel nostro film, molte delle quali persone venivano dall'estero. Interessantissimo il loro interesse per il design italiano o per il design, diciamo, europeo. Un momento forte, ma è questo per vari motivi e motivi diversi, molto politicizzato, molto forte come movimento che dialogava con la società e con ovviamente l'attualità del tempo. C'erano una pletora di cose che accadevano, c'era la generazione del 1978, la guerra del Vietnam. C'erano tutta una serie di problematiche politiche che erano oggetto di conversazioni, c'era il design, i designer stavano per strada, stavano aiutando, stavano sostenendo, stavano davvero anche condividendo un mondo che cambiava. Oggi, con una prospettiva diversa, cambiamo il mondo anche noi, perché il mondo ci sta chiedendo di essere diversi, di pensare diversamente e aprirci ai temi e concetti diversi. Vorrei iniziare con una piccola presentazione dei nostri ospiti e poi saranno loro che ci diranno di più, Andrea Tremarchi e Philippe Malouin, perché sono due radicali i nostri ospiti odierni. Philippe sta vivendo a Londra, forse si trasferirà, ce lo dirà lui, e anche lui perché ha una per essere aperta, perché canadesi insieme a Forza Fantasma condividono il fatto di aver studiato l'Accademia, che appunto è una delle più radicali probabilmente europee, e quindi hanno delle cose in comune e ne parleremo di tutto questo. Entrambi stanno facendo cose diverse, non semplicemente creando pezzi per l'industria e per le aziende, certe parti dell'industria.
loro DNA, anche a parte del loro lavoro, però entrambi si chiedono che cos'è il design, che cosa sta accadendo, quale sia il processo tra progetto e oggetto, quegli oggetti che abbiamo a casa nostra, nei nostri uffici, nelle nostre auto, dappertutto. Insomma, è molto interessante parlare con loro di radicalismo e di radicali perché di fatto anche loro stanno cambiando il modus operandi e l'approccio al design. Ecco, concludo Filippo che è più lontano da me. Per te che cos'è essere radicali e qual è il collegamento con il futuro, con la società e quello che sta accadendo in questo momento nel design? Grazie, grazie Maria Cristina, grazie per avermi ospitato. Io credo che è un lavoro creato da giovani studenti nell'attualità e accentrarsi su delle problematiche che riguardano la comunità, l'ambiente dove vivono, le città in cui sono attivi. Ecco, ho visto molti lavori, vi farò vedere degli esempi, perché c'è questa cura, questa capacità di occuparsi della propria comunità, che è una cosa che quando io andavo a scuola non era così importante, perché noi ci centravamo sul nostro lavoro e dove noi volevamo che il resto del mondo avesse la nostra identità, mentre qui c'è un aiuto reciproco e per me questa è una forma di radicalità. Andrea e Simone, siete un gruppo, sì, purtroppo è un peccato che Simone non è qui con me, probabilmente apparirà lo schermo, spero, e insomma purtroppo è atterrato in ritardo, ma un altro argomento interessante del movimento radicale era la collaborazione fra varie persone, vari gruppi. Tu praticamente sei nato come un duo, no? Sì, però magari ne possiamo parlare più tardi, però ritornando alla tua domanda, penso che tu l'abbia formulata molto bene. Se uno deve davvero dare una cornice a che cosa significhi radicalità oggi rispetto alla radicalità del passato. Esattamente stanno accadendo delle cose come negli anni 70, ingiustizia sociale, immigrazione, scarsità di risorse e naturalmente anche tutta una serie di altre cose che possiamo aggiungere riguardo all'attualità odierna. Per esempio l'elefante nella stanza è il cambiamento climatico che somma tutto. C'è una nuova generazione di designer, noi siamo parte di questa generazione, stiamo cercando di ripensare il design proprio dall'inizio, dal suo incipit, dobbiamo essere visionari, però avere una visione non è più sufficiente, non possiamo più essere utopici, l'utopia di fatto è importante solamente in termini di ripensamento, però quello che ci manca oggi è che noi dobbiamo pensare a ciò che sia possibile. Io credo che questa generazione di designers, e noi ne facciamo parte, vogliamo davvero fare le cose, vogliamo sincerarci di usare meglio le nostre risorse, lavoriamo a livello di comunità e abbiamo un atteggiamento nei confronti della nostra disciplina completamente diverso. La design è una disciplina interessantissima perché sta tra il materiale strutturale, la lavorazione e la trasformazione in oggetti desiderabili. Il nostro obiettivo come designers è essere al corrente di questa catena. Per me essere radicale oggi significa davvero non solo pensare al prodotto, ma anche tutto quello che compone il prodotto. Come ho già detto prima, come ho citato prima, entrambi voi di fatto avete studiato all'Accademia di Eindhoven ed è parte della vostra curva di apprendimento e anche atteggiamento nei confronti del design. E questo è un altro argomento molto importante perché le scuole negli anni 70 erano il luogo del cambiamento, il luogo dove la gente impara non semplicemente a creare un bel pezzo, ma anche diciamo, a corroborare il design con il pensiero, con le emozioni, con tutta una pletora di modalità di guardare un oggetto. Perché pensate che ci sono naturalmente accademie importanti, università qui a Milano, in Italia, altrove, abbiamo molti professori, molti insegnanti o anche designer che diventano insegnanti. Perché allora pensate che questo tipo di atteggiamento accademico sia ancora molto importante e come vi ha cambiato la vita? Proprio come
accade per il design radicale. Le due scuole principali erano a Torino e a Napoli, che hanno influenzato l'ideologia che molti studenti hanno poi condiviso. L'Accademia di Eindhoven per me è stata molto importante al tempo perché l'ho trovata estremamente radicale, ne parlerò un pochino più tardi quando vedremo le diapositive. Molti degli ex alunni della Design Academy di Eindhoven a un certo momento hanno lavorato per un atteggiamento davvero reale del design, ecco quello che mi interessava. L'Accademia di Eindhoven offriva questo. Poi ho frequentato la Industrial Design School di Montreal, che era molto tradizionale, dove per esempio si progettavano serbatoi per la benzina, e poi quando ho lasciato il Canada, sono andato alla BAE per cercare di avere un pensiero diverso sul design. Per me era una cosa estremamente radicale usare la conoscenza che avevo dell'industrial design, che era molto tradizionale, per aggiustarla in un modo più sperimentale, con un atteggiamento più artistico, che un'accademia di design invece incoraggiava, ci incoraggiava a fare. Questo è stato uno dei grandi motivi che mi ha spinto proprio a trasferirmi in Europa. Quindi Andrea, tu e Simone, vi siete conosciuti a Firenze? Beh, io direi che noi abbiamo iniziato a sviscerare, per così dire, un concetto di design più avanti, e tu l'hai fatto a Eindhoven, e noi invece l'abbiamo fatto all'ISIA di Firenze. Ed è stato il primo tipo di struttura di scolastica, c'era Gilberto Corretti, altri membri del Movimento Radicale, che erano i fondatori di questa scuola di design a Firenze. Le cose naturalmente erano diverse quando noi studiavamo alla fine degli anni 90, non c'erano più queste idee radicali, eravamo decisamente interessati all'industria, proprio come lui dice Philippe, siamo stati preparati per fare il 3D e tutta una serie di altre cose, però ci mancava completamente questa parte. Quando noi venivamo al salone e abbiamo visto una mostra sul design, per noi è stato come accendere una lampada. Chi era il prop designer, studenti che venivano dall'Accademia di Design, ma anche da altre strutture, giovani 24-25 anni, avevano già il loro studio e mettevano in mostra i loro pezzi. Per noi è stato molto scioccante. Noi davvero non potevamo crederci che ci fosse un paese come l'Olanda che stesse promuovendo l'attività, le opere della gente, dei designer, che dessero voce a quella generazione. Da questo punto di vista, devo dire, l'Italia non si è comportata bene nel corso degli ultimi 20 anni. Le cose probabilmente c'era anche il governo che incentivava il fatto che i giovani designer potessero aprire il loro studio. Quando noi abbiamo finito di studiare, siamo riusciti ad affittare uno studio per 350 euro, naturalmente era una specie di clinica per malati mentali, però comunque ce l'abbiamo, e per patient, per partire, partire da grado, esattamente, però comunque ci veniva data la possibilità di fare qualcosa. E poi naturalmente dopo che abbiamo iniziato a insegnare, insomma il ruolo cambia, cambiano anche le strutture, però l'atteggiamento nella Design Academy al design è sempre lo stesso. C'è un cambiamento rispetto a quando stavamo studiando, c'era più l'accento sulla formazione di un designer. Eravamo negli ultimi anni, diciamo, di una generazione che faceva prassi artistica invece che design. La nuova generazione non è interessata, sono più interessati a quella che è la prassi, quindi c'è un cambiamento. Però insomma l'Accademia era una scuola, ma sono, ci sono anche molte altre buone scuole adesso. Che cosa si intende per pratiche comune? Perché l'ho appena sentito, no? Beh, si intravede subito, prevalentemente in architettura, ma anche nel design. Si parla di non di un singolo, ma di un gruppo. Non sono riconosciuti per nome, ma sono persone che condividono un bagaglio comune. E credo che probabilmente sia una delle cose più complesse che esista oggi nel condurre bene uno studio di design. E questo è qualcosa che si può anche vedere insomma, con quello che avviene oggi nell'ambito della cucina.
Dove sì, dove si vanno per l'appunto a riconoscere premi in maniera completamente interdisciplinare. La condivisione, però, io credo che sia veramente la parola chiave e che sempre più si presenta. Quindi l'ego dei designer a questo punto, Filippo, che cosa ne pensi? Non sono più così forti come sono stati in passato. E credi che anche tu sia questo così, un atteggiamento diverso, ma perché il mondo è diverso, quindi qualcosa di cui stiamo prendendo consapevolezza. Quale ad esempio la crisi ambientale, quindi non operando più soltanto nel nostro piccolo campicello, ma cercando diciamo di ampliare questo discorso, sappiamo che dobbiamo produrre pensando al futuro. Il pensiero del futuro deve interessare tutti, giusto? Sì, devo dire che l'ego sicuramente del designer è qualcosa che ci siamo lasciate alle spalle, non è più importante come era in passato. E le pratiche, queste pratiche comuni, sì, quindi hanno a che vedere con una creatività più a livello comune, che non vanno soltanto quindi a vantaggio diciamo, della creatività del singolo. E questo è assolutamente qualcosa che stiamo osservando sempre di più. Quello che è importante per noi oggi è cercare appunto di lavorare appunto nel porsi delle domande, nel chiedersi perché qualcosa che Forma Fantasma sta facendo molto bene, quindi come cercare di ad esempio di giungere ad una buona biodiversità anche soltanto nel produrre i propri prodotti, ma chiedersi il perché per l'appunto, quindi sperimentazione da una parte, ma vedere anche come poi questo prodotto potrà essere utilizzato e insomma usato nel futuro, ma anche contestualmente cercare appunto di mantenere un occhio all'ambiente. Filippo, credo che sia venuto il momento ora di condividere, se vuoi, alcuni dei tuoi lavori. Dovremmo aver caricato la tua presentazione. Filippo, quindi puoi raccontarci un pochino di più del tuo lavoro? Potremmo avere quindi una comprensione un pochino più profonda di quello che fai, giusto? Sì, Fele Malware sono io, per l'appunto, mio nome. Si stava parlando di radical, di radicale. Allora, Sara, gli è stato riconosciuto un premio proprio nel design, proviene dal Portogallo e da sempre si è focalizzata sul progetto, diciamo, che ha condotto, che l'ha portata alla laurea e che è legata a come si fa la raccolta dell'uva, come la si prepara prima poi della vendemmia e così via. Devo dire un progetto davvero straordinario, interessante e che chiamerei anche radicale. Qui abbiamo un altro studente, non riesco a leggere il nome perché è scritto talmente piccolo, comunque è un progetto di un altro studente. Quello che è interessante però, in questo caso ci troviamo in Islanda, nuovamente un progetto di laurea, una laurea chiaramente nel design, nuovamente a che vedere con la sostenibilità locale per le comunità locali, ovvero come aiutare le comunità per l'appunto a vivere meglio in alcuni particolari ambiti. Ecco, grazie, siamo riusciti in questo modo a vedere il nome. Quindi una macchina che si autorigenera e che crea praticamente un loop continuo per gli insetti, quindi in modo tale per gli insetti e le piante, in modo tale che si crei un ecosistema che si autorigenera. Questo anche questo molto interessante. Quindi chiaramente un problema magari che può essere anche definito piuttosto piccolo nella nostra società, ma che decisamente dà un'idea di quello che è radicale. Altri esempi di radicale, beh, Enzo Mari, l'autoprogettazione, beh, naturalmente, fra l'altro la mostra sta per chiudere presso la Triennale. Sì, infatti, beh, no, in effetti ha appena chiuso e adesso per un bel po' di anni non potremo più vedere i suoi lavori, quindi mi auguro che voi abbiate potuto vederla. E poi questo sulla sinistra, questo è un artista svedese, primi degli anni 90, e questo anche questo è un lavoro di open source, quindi un lavoro diciamo, che consente poi ad altre persone di poter realizzare la stessa opera, un po' a foggia appunto dell'autoprogettazione. E
Quindi questi sono tutti progetti che prevedono praticamente diciamo che diventi artista colui che poi lo produce in loco. Quindi il prodotto non viene spedito così come lo vedete, ma viene poi, diciamo, assemblato in loco. Questa è un'immagine dell'Academy, del Design Academy di Eindhoven. Non potevo non mettere questa immagine perché è stato un momento della mia formazione davvero fondamentale, quello che mi ha ispirato anche in termini di movimento radico, unitamente devo dire a quello che era il movimento artistico che stava animando l'Olanda di quegli anni, quando io ho cominciato a studiare. Questa è un'altra idea decisamente radicale. Questo che è molto interessante, soprattutto nella cassettiera sulla destra. Quindi, come democratizzare il design? A questo punto non c'è nulla di nascosto, vedere. E naturalmente, immediatamente dopo che il movimento ha cominciato a fare la propria apparizione, insomma, c'è stata una critica piuttosto feroce. Però quello che interessava al designer era far capire come la cosa in effetti veniva fatta, veniva proprio creata. Quindi, per tale ragione, assolutamente ho inserito questa immagine. Questo è il mio progetto di quando mi sono laureata, io me lo ricordo perfettamente. No, questo sei tu, dovresti anche dirlo. Sì, in effetti sono io, devo assolutamente confessare di essere io nell'immagine. Moltissimi designer più giovani, in effetti, hanno in qualche modo anche criticato la decisione che avevo preso in quei tempi. Ci stavamo chiedendo appunto come creare, come produrre, eravamo in una fase di sperimentazione molto forte e mi sono per l'appunto laureato con questo tavolo gonfiabile di 4 metri, mi pare, e questa appunto è un'immagine. Questa è un'immagine del mio studio, del mio partner qui a Londra, a sinistra, alcune immagini dello studio sulla destra e a Londra oggi è piuttosto complicato riuscire a reperire uno spazio che io definisco decente. Beh, noi siamo riusciti a trovare 40 metri quadri che per me, vi assicuro, insomma, sono molto molto importanti. Ho cominciato in una situazione molto peggiore, quindi oggi mi definisco decisamente soddisfatto. Sì, abbiamo un puntatore molto sensibile. Dunque, non appena mi sono laureato, come moltissimi giovani designer, beh, la cosa più importante sicuramente era di cominciare a lavorare, e cominciare a lavorare era assolutamente complicato, non così scontato. Dovevi avere assolutamente una mente aperta, mentalità aperta. E quindi, ad esempio, ho cominciato, per fortuna, dopo post-commissione da parte di Volkswagen di creare una seduta, e quello è stato per l'appunto qualcosa che dopo alcuni anni, a partire appunto dall'ottenimento della laurea, sono riuscito a realizzare. Questo è uno sgabello sulla destra che è realizzato interamente con tessuto e con una lavorazione del tessuto tale da rendere questo sgabello molto molto solido, molto forte, robusto. Vedete che c'è moltissima sperimentazione anche nei materiali del quotidiano anche che si possono utilizzare e diciamo poi l'obiettivo è quello di perseguire per l'appunto nuovi obiettivi, sfruttare il potenziale di quello stesso materiale magari quotidiano utilizzato in altri modi. Questo è un altro progetto, risale a qualche anno fa, mostrato qui a Milano, e questo è ancora un progetto successivo, nuovamente qui c'era stato commissionato. Beh, i giovani designer sanno che insomma prima di riuscire ad ottenere la fiducia da parte dei grandi brand e delle grandi aziende, beh, insomma, a questo punto c'è sempre una fase, insomma, in cui si fa molta fatica. Qui invece questo è per l'appunto un progetto importante. Allora, a sinistra in questo caso avevamo utilizzato per l'appunto il foam, il polistirene per cercare di creare, ma non in qualche modo, diciamo che era uscito fuori qualcosa che non era l'obiettivo principale, ma poi l'abbiamo trasformato, come avete visto, nell'oggetto sulla destra. Beh, il punto qui è che sicuramente nel nostro ruolo di designer è che nel fare in realtà ti rendi conto anche con un'azione o con due azioni, nel piegare un pezzo di carta o qualunque sia l'azione che tu stai portando avanti, in quel momento puoi, diciamo, con diverse prospettive riuscire a dare anche un senso diverso e nuovo magari a quello che stai facendo. In questo caso
In questo caso stavo lavorando su un appendiabiti che poi si è trasformato in uno specchio. Questa è una lampada che abbiamo creato per un municipio, per un comune, e poi una seduta sulla destra. Questa è una panchina, invece, siamo in Svezia in questo caso, e qui è possibile notare sicuramente l'influenza francese, anche di una produzione piuttosto, magari così, che si ritrova piuttosto spesso in Francia. Ci siamo lasciati influenzare per queste nuove sedute in Svezia. Qui avevamo un budget piuttosto particolare in questo caso, e siamo riusciti con uno stampo solo a ricreare poi diverse tipologie di sedute, proprio per l'appunto, vi dicevo, avevamo un po' di vincoli di budget. E questa è un'idea che in realtà nasce, peraltro, dopo aver adattato, diciamo, l'idea di questo progetto a un'idea già preesistente. Questa è una serie che abbiamo realizzato per Itala, vetro e ceramica. Le forme che vedete sono state inizialmente sviluppate per un cliente per il quale avevamo lavorato in precedenza, lo ritrovate qui a sinistra, e nuovamente anche in questo caso tutto questo è risultato di una sperimentazione costante. E le forme alla fine, diciamo, che raggiunge una determinata forma senza sapere esattamente quello a cui giungerai poi alla fine. E molto spesso le idee possono, ad esempio, provenire o originare da cose molto semplici. Guardate a sinistra, quella è stata la fonte di ispirazione. Sono dei cuscinetti a sfera che hanno poi influenzato quello che vedete sulla destra. Per l'appunto, il cuscinetto a sfera è poi quella parte realizzata, e rende, diciamo, le due piattaforme, quella superiore e inferiore, con la capacità di scivolare le une sulle altre. Anche qui a sinistra, beh, questa di nuovo una sorta di cassettiera priva completamente di componenti e meccanismo, e vorrei quasi chiamarla radicale anche questa, perché è stata utilizzata praticamente una struttura e tutto il resto scivola senza alcun meccanismo. Sì, ecco, questo è il CCTP, sono dei tappeti che abbiamo fatto per CCTP un anno fa. Di fatto li abbiamo prodotti, come stavo dicendo prima, molti dei nostri prodotti e molte delle nostre opere hanno un'azione molto semplice, quindi ecco, questa è un'altra cosa, molto molto sensibile, come potete vedere E questa serie di tappeti è venuta proprio a dipingere con le matite, le parcelle. Molto del nostro lavoro viene da qui. Gente della CCTP, Daniele, è riuscito per esempio a tingere parti dell'ordito e a riannodarli in modo tale che questi fili potessero avere questo effetto. Molto del nostro lavoro è come un engineering al contrario, nel senso che partiamo da una forma, da un concetto, da un'idea, e poi la parte divertente è ribaltare il tutto quando c'è la produzione di massa e fare errori, naturalmente molti, molti errori. Ecco, questa è la parte più bella, devo dire. Ecco, la maggior parte dei nostri oggetti vengono da errori e dalla fortuna. Iniziamo con un'idea e poi diventa qualsiasi altra cosa. Per via 707, per De Sede, che facciamo vedere qui proprio quest'anno al Salone, questa è una cosa abbastanza divertente perché abbiamo sviscerato questa forma molto molto velocemente. Probabilmente l'abbiamo creata in un pomeriggio, e proprio per fare il design di questo oggetto abbiamo preso questa, appunto, schiuma, l'abbiamo piegata, l'abbiamo piegata una volta, l'abbiamo piegata la seconda volta, e poi è arrivata la poltrona, e poi è diventato un divano. Insomma, abbiamo ribaltato l'intero concetto, però diciamo che l'idea originale viene sempre da delle azioni semplicissime che possono essere svolte da tutti. E poi, infine, volevo farvi vedere che, visto che per questo mese vivo ad Atene, stiamo proprio trascorrendo il nostro tempo in una fabbrica di acciaio e stiamo cercando di capire come fare, appunto, un riciclo e un miglioramento dei pezzi
stati via. Questo qui è un esercizio molto veloce sulla forma dove non passiamo troppo tempo a parlare di proporzioni, ma cerchiamo di avere delle nuove funzioni, nuove configurazioni che vadano bene l'une con l'altra. Questo è un lavoro di galleria, naturalmente, però siamo già in grado di intravedere delle soluzioni interessanti per una funzione di massimo. Passo le mie giornate qui ad Atene usando proprio surfando, sì, è vero. Diciamo nel corso delle ultime 2 settimane possono essermi stato questo e ci starò appunto anche nelle prossime 2 a venire. Per il momento produciamo pezzi di galleria che speriamo diventino dei prodotti di massa. Grazie, grazie per aver condiviso con noi parte dei vostri lavori e progetti. Andrea, ecco, da Sicilia a questo atteggiamento nordico, come lo chiamo io. Allora, come tu e Simone siete riusciti a sopravvivere al nord? Siete stati in grado di, come dire, parlare con l'industria, come pure anche con questi progetti così radicali che avete fatto voi per le gallerie, per le mostre, per la Serpentina, insomma, per tutta una plettora di argomenti specifici e culturali che sono difficili e molto diversi dal punto di vista dell'industria. Beh, per prima cosa ci siamo appena trasferiti a Milano e questa è la nostra notizia, quindi benvenuti. Non è, insomma, la prima volta che appunto siamo a Milano in Italia. Però diciamo è stato un ottimo esercizio perché una delle cose che ti dà l'Olanda è un po' che ti fa sentire il vuoto, non c'è di fatto rumore, non c'è molta produzione di massa che c'è in Olanda, loro producono servizi, non è come l'Italia, è una situazione totalmente contraria, non c'è la Brianza in Olanda. Ecco, da questo punto di vista io credo che sia stato molto importante guardare l'Italia dall'estero e noi abbiamo lavorato e oggi ti voglio far vedere semplicemente il progetto più tardi. Ecco, riguarda il nostro lavoro cercare di capire qual è il punto di vista della disciplina del design da un punto di vista esterno e sviscerare la complessità del design. E visto che sono italiano e sono sovraccarico delle idee sull'importanza del design, perché probabilmente l'Italia è il paese più importante dal punto di vista del design, soprattutto perché c'è molta produzione. Ecco, questa, diciamo, dotazione e questo ubicarsi in Olanda ti fa vedere l'Italia in un modo diverso. E lì si lavora molto bene perché naturalmente il governo ti aiuta. No, noi naturalmente non è che abbiamo avuto tanto aiuto dal governo, anche perché noi eravamo italiani e comunque diciamo che la maggior parte dei soldi vanno e degli incentivi vanno agli olandesi, però il tutto è stato strumentale. Come già detto prima, il fatto che puoi avere un sostegno economico di base era 500 euro, pochissimo, però ti aiuta a creare un tuo studio. Poi, per esempio, affitti bassissimi, e insomma, è quello che c'è bisogno per iniziare la tua carriera. Era un aiuto solo per un anno, non per 10, però ci ha aiutati veramente a metterci in piedi e cominciare a lavorare. E adesso sono felicissimo di essere qui. Adesso abbiamo, come dire, il bagaglio e anche la conoscenza per essere in grado di sopravvivere anche in un contesto come Milano, che è molto diverso, anche per il tipo di attività che noi facciamo, perché come hai detto, facciamo cioè, per il 70% di quello che facciamo nel nostro studio è ricerca. Adesso voglio poi parlare di uno dei nostri progetti più tardi. Questo significa che dobbiamo fare in modo che il lavoro commerciale ci possa pagare la ricerca, perché questo è di fatto l'equilibrio. È la stessa cosa per te, Filippo, cioè trovare questo tipo di equilibrio tra progetti commerciali e direi anche progetti di ricerca, perché no, costa fare ricerca. Sì, costa, però la cosa, diciamo, bella è che noi il lavoro di galleria lo facciamo perché la nostra galleria parla con la produzione, quindi grazie al cielo c'è questo finanziamento reciproco tra galleria e produzione, eccetera, e quindi puoi avere il tuo tempo per fare la ricerca, per esempio, per una mostra, magari non guadagni, però poi dopo dal fatturato delle royalties di quello che hai progettato, insomma, riesci a finanziare le tue mostre, quindi questo è il vantaggio. Well, Andrea,
Abbiamo parlato di Simone che non è qui, no, non sta ancora arrivando, probabilmente è ancora in aereo, perché diciamo che pare che dal 2020, sto leggendo perché è un po' un nome un po' difficile, Geo Design Department dell'Accademia di Design di Eindhoven, quindi ritorni a Eindhoven però con un compito completamente nuovo. Che cosa significa il Dipartimento di Geodesign? Che cosa stai studiando con gli studenti, eccetera? Noi siamo stati insegnanti all'Academy da molti anni, immediatamente finito di studiare, diciamo, abbiamo cominciato a insegnare e da un paio d'anni a questa parte il direttore artistico della Design Academy stava parlando con noi una sera, stavamo parlando del progetto della Serpentine Gallery e lui ha capito immediatamente che noi siamo davvero interessati all'istruzione, ci ha dato la possibilità di fondare un nuovo department e quindi ci occupiamo dell'infrastruttura, del design, quindi la problematica, ma anche la possibilità che c'è che dà una disciplina del design. Del cambiamento climatico. Attualmente non possiamo fare nulla senza davvero pensare a questo argomento così importante. Non, in questo momento, diciamo, è media based, quindi si può laurearsi con prodotto, con altre cose, eccetera. Ma quello che stiamo cercando di fare rispetto a quello che accennavo prima è la speculazione sul design. Vogliamo fare un passo avanti, vogliamo avere davvero un effetto. I nostri studenti lavorano più a livello strategico, per così dire. Praticamente strategie che vanno a breve, medio, lungo termine e che hanno un effetto a questo proposito. Non abbiamo ancora laureati, i primi laureati saranno questo giugno a venire, quindi è già una bella sfida perché abbiamo iniziato il corso nel corso della pandemia, ma sono sorprendenti i nostri studenti e per noi è meraviglioso insegnare perché noi siamo impegnati a insegnare una nuova generazione. E vedrete, vi presento un lavoro, un progetto che è assolutamente radicale, però gli studenti adesso sono ancora più radicali e non sono interessati a studiare design semplicemente per il design, ma vogliono avere un effetto, quindi sarà un grande, grande passo avanti per loro. Il problema è che noi abbiamo bisogno di far sì che le aziende, le gallerie, le istituzioni poi se ne occupino di questi studenti, perché abbiamo visto anche con il lavoro mio, di Filippo, eccetera, la disciplina del design è limitata e noi ci conosciamo tutti gli uni con gli altri, ma questo significa che dobbiamo creare una generazione di designer che, diciamo, si infiltrano in un altro modo nelle aziende, forse come consulenti, devono, come dire, essere a un livello diverso perché semplicemente non c'è spazio. E poi anche per quanto riguarda la finanza e il settore economico abbiamo bisogno proprio che gli studenti proprio si muovano anche da questa parte, perché naturalmente le risorse possono cambiare il mondo, eccetera, è un processo di design, insomma c'è bisogno di avere design. Grazie Andrea, credo che sia arrivato il momento per presentare il tuo progetto, forse ho esagerato un pochino, non lo siamo tutti felici di ascoltarti, però Simone purtroppo non c'è, quindi va bene, lo faccio io. Buon preso in cambio, è una mostra che diciamo è stata inaugurata in marzo e ha chiuso immediatamente alla Serpentine Gallery di Londra, una commissione della Serpentine e Hunter Cobrist, è la curatore Rebecca Lewin. E ci hanno contattato, erano tipo 3-4 anni fa, e abbiamo già iniziato a dare un indirizzo al nostro lavoro più sulla ricerca. Facciamo design di prodotto, di mostre, insomma, facciamo anche tutta una serie di operazioni di design tradizionale, però volevamo spostarci sul pensiero, sulla ricerca di più, insomma. Ah, ecco, qui partano le diapositive una dopo l'altra senza toccarle, insomma. Però la Serpentine è una galleria, è anche un museo, è un museo pubblico, quindi gratuito, tutti possono entrare, e è vicino a Hyde Park, insomma. Quindi
Hyde Park naturalmente è stato anche il sito della prima mostra internazionale, la Grande Expo, che è stata ospitata in un palazzo meraviglioso creato da Joseph Paxton, e come sapete era il Crystal Palace, veramente un oggetto architettonico che avrebbe dovuto ospitare verde e piante, però lì appunto ha ospitato degli oggetti di oro. E poi è stata la mostra che per la prima volta ha iniziato la grande globalizzazione nella quale viviamo adesso. C'erano tutti i paesi che esponevano i loro prodotti. Abbiamo pensato a cosa avremmo potuto fare presso le Serpentine e quindi abbiamo cominciato ad avere appunto a dare un'occhiata a quelli che potevano essere i settori da interpellare. Abbiamo cominciato a pensare a cambio. Cambio è una sorta di strato che consente all'albero di gestire. Ovviamente ora spiegherò come il cambiamento climatico. Gli alberi naturalmente in qualche modo assumono un significato particolare, questo grazie proprio a questo strato, ovviamente un nome estremamente evocativo da dare per l'appunto a un progetto ed è per questa ragione che lo abbiamo chiamato in questo modo. Come stavo anticipando prima, questa è una mostra che vuole guardare alla governance di chi si occupa di legname. E in effetti si parte proprio da un albero, è un albero che proviene dalla Val di Fiemme. La Val di Fiemme si trova nel nord dell'Italia, che è stata colpita pochi anni fa da una straordinaria, insomma, uno straordinario temporale, probabilmente attribuibile per l'appunto a cambiamento climatico. Quello che è successo è stato che sono stati sradicati, letteralmente eliminati, una serie incredibile di alberi. Per noi era molto importante avere per l'appunto come testimonial, primo testimonial, proprio uno di questi alberi. E poi da lì, ovviamente, tutto il ragionamento legato alla gestione del legno e del legname e quindi poi da lì la ricerca di che cosa poi andiamo a fare con il legname, quindi mobili, mensole e così via. Nel nostro ruolo di designer noi possiamo compiere delle scelte e anche scegliere ad esempio un legno che proviene da una foresta che è stata abbattuta da un terribile temporale, anche questa è una scelta perché ovviamente le grandi aziende comprano gli alberi magari dall'Austria, dal Brasile, invece di utilizzare ad esempio questo legname, questo legno che proviene dalle nostre foreste, dalle nostre valli. Ora non mi addentro in tutti i dettagli del lavoro, però la mostra praticamente si divide in tre sezioni. Abbiamo collaborato con ricercatori, con studiosi, con filosofi per cercare di avere un impatto piuttosto articolato. Questa è una delle installazioni, ma io potrei trascorrere veramente moltissimo tempo adesso ad addentrarmi, peraltro esiste un sito web, un catalogo che può presentarla, diciamo, così, in ogni dettaglio. Questa appunto è una mostra così, di oggetti del quotidiano che possiamo trovare tutti i giorni, una chitarra, vedete, piccoli strumenti per la cucina. Una percentuale di tutti questi, di questi oggetti, provengono da una fonte, non per così dire, legale. Che cosa vuol dire? Che anche in presenza di certificazioni, molte del legno che è stato utilizzato in alcuni di questi oggetti proviene per l'appunto da fonti, sebbene certificate, di natura illegale. Diciamo, questa dichiarazione proviene naturalmente da studi che noi abbiamo fatto presso un'università che analizza dal punto di vista appunto forense, quindi siamo andati in un'università in Germania per cercare di capire l'origine di quel legno prima di poter appunto definirne la natura illegale. E quindi poi abbiamo studiato anche l'origine di tutte le specie e abbiamo fatto riferimento a un noto testo, L'origine delle specie, e poi abbiamo condotto per l'appunto le nostre analisi. Ora, da
dal Brasile, Cina, Australia. Il 90% di questo legno proviene da un unico albero, l'eucalipto. E questo significa che nel caso del Brasile, naturalmente, produttore, esportatore, forse uno dei maggiori nel mondo, e questo lo sapevamo già, di fatto, la maggioranza delle foreste in Brasile sono, diciamo, hanno sostituito le specie autoctone con i, appunto, gli eucalipto. Potrei andare avanti, insomma, moltissimo. Qui comunque poi c'è anche tutta una parte di archivio, perché poi ovviamente tutte queste informazioni le abbiamo recuperate grazie ad esempio all'archivio presente in Kew Gardens a Londra, che ha collezioni che, insomma, non vi posso dire, sono veramente innumerevoli. Se volete saperne di più circa cambio, per l'appunto abbiamo redatto un sito web che può condividere tutti i vari dettagli. Abbiamo anche fatto curato una pubblicazione che naturalmente non poteva che chiamarsi Cambio anch'essa, e mi auguro, insomma, che possiate goderne della lettura e della visione. Grazie, grazie mille Andrea. Io credo che è molto molto interessante sentire anche questi due progetti, questi due approcci, magari diversi l'uno rispetto all'altro, ma entrambi radicali. Pensando al futuro, pensando alla consapevolezza che oggi abbiamo del fatto che compiere le scelte giuste vuol dire fare la cosa giusta, e quindi anche i designer possono, nelle loro scelte, supportare i settori che vanno ad impattare, magari proprio partendo anche con una buona istruzione dei giovani designer. È possibile davvero aiutare il settore? Ci troviamo in uno spazio dove tutti i brand si stanno confrontando con clienti, architetti, designer, persone, visitatori provenienti da tutto il mondo, per cercare proprio di capire come possono fare meglio l'anno prossimo, negli anni a venire e anche per le generazioni a venire, perché qui, insomma, ci sono delle aziende a conduzione familiare che ormai risalgono a Trisavoli, e naturalmente c'è la necessità di, insomma, di cominciare a investire veramente anche nella visione delle future generazioni, perché vi sia un processo del design che va oltre l'oggetto. Filippo, ti chiederei un ultimo suggerimento, magari circa quello che intravedi nel futuro, quello che possiamo anche aspettarci da parte tua, da parte della tua produzione. Non parlerei di me. Mi è interessato molto quello che hai detto nel cambiamento per impattare il futuro, che cambiare la cultura, la visione, tutto quello che i giovani ragazzi stanno facendo, perché se i giovani studenti riescono a modificare le loro aspettative, ma non soltanto dal punto di vista del prodotto, ma anche dell'estetica e così via, io credo che il settore in qualche modo gli andrà dietro. Quindi comunicazione visiva, l'importanza della comunicazione visiva, è cosa che poi si traduce naturalmente nel design, e questo è qualcosa che poi potremmo vedere cambiare quindi nella produzione, nel tipo di materiali che si utilizza ai fini di produzione, e quindi poi mi riporta anche all'importanza della ricerca, quindi per poter fare meglio nel futuro. Grazie Andrea. Quello che posso sperare, beh, sicuramente in una maggiore radicalità, sempre più radicali e sempre meno commerciali, quindi riuscire a mettere le due anime insieme. Beh, io credo, per fortuna, fra l'altro, come ha già detto anche Felipe, io credo che le aziende piano piano stiano comprendendo che sia necessario un cambiamento radicale, visto che di quello si parla. E le aziende sempre più stanno cominciando a chiedere, e ne siamo anche noi destinatari, per l'appunto, non solo di creare un prodotto, ma di avere un pensiero strategico. Ad esempio, Cambio è il tipico esempio di una mostra che sì, in effetti è mostrata, è esibita in un museo, ma abbiamo, insomma, abbiamo un progetto che proviene da studio, da ricerca, qualcosa che stanno anche cercando adesso di esportare anche in Finlandia. In Finlandia, ad esempio, ci hanno proprio chiesto di supportarli a portare avanti questo discorso anche in collaborazione. L'intelligenza e il design può essere utilizzato non soltanto a servizio del design stesso, come abbiamo già detto, ma anche proprio con il fine di aiutare le aziende a transitare, a traghettare verso un futuro diverso, quindi comprendere meglio processi, materiali, da dove i materiali provengono, ad esempio, come ci hai appena detto, cosa che funziona.
Cioè, succede già in altri settori. Sì, in effetti, ad esempio, il settore alimentare è già stato piuttosto lungimirante, perché devo dire che molto di questa ricerca è stata fatta, pensiamo soltanto all'organica, quindi a tutto il biologico e l'avvento del biologico, volendo anche poi, diciamo, in seguito a grandi scandali, a grossi scandali, magari abbiamo bisogno anche noi di qualche scandalo per avviare o per accelerare questo progetto. Io vedo che alcune aziende ormai sono comunque molto, molto prossime ad incorporare, a comprendere questo messaggio, a capire anche la ricchezza delle persone con le quali lavorano e, ad esempio, tornando all'ambito alimentare, come cercare di evitare l'utilizzo e lo spreco dei pack, quindi dei materiali di imballaggio. Però davvero il reperimento, l'origine dei materiali, questa è una delle questioni che io ritengo davvero chiave, da dove essi provengono, è lì che dovremmo fare molta attenzione, quindi poi anche l'etichettatura e così via. La comunità ovviamente è quella alla fine che vai a servire. Beh, noi siamo qui vicino alla Brianza, siamo a chilometri zero, quindi qui chiaramente non hanno problemi quando si tratta di reperire, ad esempio, materie prime, ma non è così dappertutto, quindi questa è un'abilità che dovrebbe essere comunque sviluppata e studiata. Bene, abbiamo forse tempo per una o due domande? Le chiediamo gentilmente di fare la domanda in piedi, così la vediamo e sentiamo meglio. Sono siciliano come Andrea e vivo ad Amsterdam, abbiamo molto in comune a quanto pare. E ha menzionato Itala, ha lavorato anche con alcune altre. Poi parliamo dell'Italia e sento parlare dell'Italia e dal momento che io lavoro in questo settore, mi sembra che le aziende del nord, quindi dei paesi nordici, siano un pochino più aperte rispetto a questo cambiamento. Lei ritiene che questo sia vero, qualcosa che ha condiviso? No, io credo che sia un'apertura molto simile che abbiamo qui, come nei paesi più a nord in Europa. Dipende anche un po' dalla struttura, e qui naturalmente sto generalizzando perché Itala ha 100 anni di storia e così via, però probabilmente nei paesi nordici hanno aziende un po' più piccole, più dinamiche. In Italia, se ci pensiamo, abbiamo delle strutture un pochino più tentacolari, un po' più pesanti, spesse, perché sono andate avanti per tanti anni. Talvolta applicare un cambiamento in queste strutture, magari insomma, che hanno bisogno di più tempi, richiede per l'appunto più tempo, ma le cose stanno cambiando. E credo anche ad esempio che anche l'affrancamento ad esempio dei diritti civili che abbiamo ottenuto appunto grazie ai diritti civili c'è una consapevolezza anche solo in quell'ambito molto diversa rispetto a quello che abbiamo nei paesi mediterranei dove ancora forse stiamo combattendo in quest'ambito. Sì, devo dire un sentimento sociale nei paesi del nord è molto più forte, molto più radicato. Questo magari è legato anche proprio al modo in cui i paesi si sono evoluti. Quando siamo andati a visitare Itala, il benessere dei lavoratori, devo dire, fa parte proprio delle cose più importanti per loro, qualcosa che vogliono, ricercano, e tutto questo poi riflette anche il modo loro di operare. In alcuni paesi e in altre aziende, ora non voglio dire che tutto riflette la politica, però molto di questo è anche vero. Quindi il welfare è qualcosa che in Italia è appena, diciamo, qualcosa a cui abbiamo cominciato ora a prestare attenzione. Beh, però devo dire che è qualcosa che adesso si sta assolutamente approntando. Sì, ma ancora in una modalità un po' informale. Beh, e soprattutto in ambiti privati, devo dire. Ecco, esatto, se è qualcosa che è intorno a te, il tuo vicino, allora forse in quel caso, insomma, c'è una ricerca di welfare un pochino più spinta. Non è ancora stabilita e definita per legge. Vi sono altre domande? Scusatemi, vi sto dando le spalle, ma davvero scusatemi. Beh, posso anche attraverso la televisione, non c'è problema, ho una domanda. Visto che sono una giovane designer laureanda, ho due domande. Se
diciamo, c'è una decisione che è stata presa, rischiosa o drastica o magari importante per la vostra carriera, o c'è stata mai una situazione dove avete esitato o un'esperienza che non vorreste ripetere? Beh, posso dare questa risposta a una delle due domande. Per me è stato lavorare come designer, uno per dei motivi per i quali sono sopravvissuto a Londra è perché ho fatto del design per altri che disegnavano moduli. Non dovevo farlo quando mi sono laureato, però mi ha permesso di vivere. In effetti, sai esattamente quello che ti piace e quello che non ti piace quando lavori per qualcun altro e alla fine ti rendi conto come vorresti fare del design tu. E quindi direi che questa è stata una delle cose che mi ha aiutato non solo ad avere il mio studio, ma anche a sviluppare la mia lingua, per così dire. Non era una decisione, era una forzatura, perché altrimenti sarei morto di fame. Però è un consiglio che do. Sono assolutamente d'accordo con Philippe e anche noi abbiamo, diciamo, percorso per me la stessa fetta di strada. Una delle cose che di solito si ha quando ci si laurea è che si è disperati, cioè si va attraverso un periodo di disperazione e si dice sì a tutto. Ecco, una cosa che noi abbiamo fatto intenzionalmente dall'inizio, perché in effetti ancora prima di iniziare la Design Academy, è che nel fare certe cose non hai proprio niente da perdere, quindi di no, perché comunque non paga se fai un brutto oggetto o se c'è una brutta collaborazione. Quindi essere più coraggiosi all'inizio e non spaventarsi, nel senso che magari non, come dire, hai mangiato bene o magari non dormi abbastanza o non vivi in un bel appartamento, lo si può fare all'inizio, certo, più si cresce, più si arriva ai compromessi, però dobbiamo imparare a divenire più compromessi in generale, perché ritorniamo al problema ecologico, niente è perfetto, non c'è un'azienda virtuosa, quindi l'unico modo è cercare di capire il fatto che sì, magari possiamo cambiare l'1% e va bene così, e comunque è già un grande aiuto riuscire a cambiare l'1%. Grazie, grazie a tutti. Bene, grazie per essere stati tutti qui, siamo assolutamente felici di essere così tanti, grande piacere, grazie Francesca, grazie a voi due, quindi state qui il più possibile, quando deciderai di trasferirti a Milano ti farai il tuo studio, insomma, sì, se trovo uno studio però che mi posso permettere. Grazie mille e buon Super Salone a tutti. Ok, andiamo a salutare la Molteni, che è simpatica.